benvenuti. Grazie. Grazie. Siete stanchi? Abbastanza, un pochino. Hanno raggiunto l'oratorio del Sacro Cuore di Sondrio questa mattina, dopo aver percorso il sentiero Valtellina, gli oltre 200 giovani che sabato sera con altri 100 fedeli della diocesi di Como incontreranno a Roma, al Circo Massimo, Papa Francesco per la veglia di preghiera, spostandosi domenica in San Pietro per prendere parte alla Santa Messa. Una preparazione spirituale prima di raggiungere la capitale, iniziata domenica scorsa a Chiavenna, da dove è partito il pellegrinaggio, che con un'accoglienza straordinaria da parte delle comunità locali ha fatto tappa a Samolaco, Delebio, Morbegno, Colorina, Sondrio e si concluderà domani a Tirano per un totale di 80 chilometri percorsi. Filippo, come sta andando questo pellegrinaggio? Molto bene, è un'esperienza faticosa ma molto bella. Ridiamo, scherziamo e ci sono dei momenti anche più seri che in cui preghiamo e... Gli animatori più grandi mi hanno convinto a fare questo pellegrinaggio per conoscere nuove persone e migliorare personalmente. Sia la fede sia la compagnia, diciamo che sono un po' la cosa fondamentale per continuare bene il cammino. Con quale spirito hai deciso di affrontare questo pellegrinaggio? Diciamo che domenica, quando abbiamo iniziato così, ero molto carica, quindi sono subito partita in quinta e non sta deludendo l'esperienza. Beh, di sicuro è un'esperienza bellissima che auguro a tutti quelli che non hanno provato comunque in futuro di vivere questa esperienza con altri giovani della diocesi. Siamo partiti da Chiavenna e ormai è il quinto giorno che siamo in cammino per le strade della nostra diocesi di Como e ci porterà questo pellegrinaggio domani a Tirano, dove incontreremo il nostro vescovo Oscar e poi partiremo alla volta di Roma per l'incontro nazionale dei giovani con il Papa. Un'esperienza faticosa? Abbastanza, sentiamo la fatica sulle gambe e nei piedi, ma più camminiamo più il nostro spirito si rinforza e la fede cresce passo dopo passo. A guidare i giovani pellegrini in questa esperienza straordinaria anche il sacerdote originario di Tirano, Don Michele Pitino. I ragazzi arrivano con uno spirito di grande allegria, tipico loro. Ciascuno arriva qui con le proprie domande, con le proprie paure, magari anche con le proprie speranze. Ciascuno con il proprio cammino. I cammini poi si uniscono in questa esperienza che è un'esperienza di chiesa, di incontro con altri, tra parrocchie diverse, poi a Roma anche con diocesi diverse. Ogni diocesi d'Italia sta compiendo questo cammino per poi incontrarsi insieme da Papa Francesco sabato e domenica a Roma.